questa istituzione, ma perché ha scelto di candidarsi con Di Pietro e quale motivo fondamentalmente ha deciso di entrare in politica? Ma io ho fatto il magistrato per 15 anni, volevo continuarlo a fare, non avevo nessuna intenzione di fare questo percorso diverso. A un certo punto mi hanno tolto le funzioni inquirenti, cioè quelle di pubblico ministero, ma fino a alcune inchieste hanno toccato le deviazioni del potere, i rapporti tra pezzi della politica, dell'economia, della finanza, dell'imprenditoria, delle istituzioni, tra cui magistrati e massoneria deviata. Di fronte a questo sono stato trasferito da Catanzaro, sono state appunto tolte le funzioni inquirenti e contestualmente c'è stata questa proposta che io reputo molto interessante e importante di Antonio Di Pietro, cioè di portare la mia competenza, la mia professionalità, la mia esperienza non solo in Europa, che è molto importante perché in Europa si può contribuire a spezzare il legame tra gestione delle risorse pubbliche e criminalità organizzata, ma contribuire anche a formare la nuova classe dirigente per consolidare l'opposizione democratica e difendere la Costituzione in questo Paese. E a proposito della sua vicenda ex PM, il 28 aprile il GIP di Salerno l'ha prosciolta dall'accusa di abuso d'ufficio e di... Archiviato, seguendo diciamo, la richiesta della Procura di Salerno nell'ambito dell'inchiesta Toghe Lucane. Peccato che sembra che i giornali italiani non se ne siano accorti. Siamo in un periodo in cui la propaganda di regime è abbastanza forte, il pluralismo dell'informazione è in crisi, questo è un disegno neautoritario che voleva Licio Gelli nel 1981, bisogna vigilare perché l'informazione sia, come dire, il cane di guardia del potere e non il cane di compagnia. Prendo atto di questo fatto, io sono stato disintegrato professionalmente anche sui giornali, poi quando tutte le accuse, che erano moltissime, erano strumentali, erano false, erano diffamatorie, sono state totalmente archiviate, sui giornali, come ha detto lei giustamente, sono uscite poche righe, tranne che per fortuna su internet, dove si riesce ad avere qualche informazione in più. Infatti invito tutti a andarsi a leggere gli atti giudiziari che sono su internet e si comprenderà non solo l'assoluta correttezza del mio operato, ma anche le interferenze che ho subito nel mio lavoro, gli ostacoli e come le inchieste mi sono state sottratte in modo illegale. E ultime due domande sul suo trascorso, cioè una carriera che considera diciamo conclusa l'esperienza da magistrato. Purtroppo sì. E a proposito di questo, un tema su cui ha molto insistito anche per le indagini di cui si è occupato concretamente è l'ingerenza della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica, dei finanziamenti pubblici. A che punto, qual è lo stato di salute dell'Italia e quanto crede si debba fare ancora per risolvere questo problema, soprattutto al Sud? Questo è un punto molto grave. Io credo che la gestione illegale del denaro pubblico abbia prodotto proprio una metastasi democratica, perché significa controllare l'economia e soprattutto al Sud, in Sicilia, controllare la spesa pubblica significa controllare tutto il circuito economico, cioè decidere a chi dare gli appalti, a chi dare i subappalti, a chi dare le opere, a chi affidare consulenze, progetti, e significa decidere chi far lavorare, chi assumere. Quindi nel momento in cui si governa la spesa pubblica, l'economia e il lavoro, si può intuire come si produce una metastasi democratica. Poi quello che era inquietante, emerso dalle mie inchieste, ma questo appare anche in Sicilia, quindi Calabria e Sicilia, che nei consigli di amministrazione, nelle società, tra gli amministratori, tra i sindaci delle società miste pubblico-private che drenavano tutto questo denaro pubblico, c'erano anche persone legate a personaggi che dovevano controllare, quindi c'era una commissione assoluta tra controllori e controllati in un ramificato conflitto di interesse che produce una metastasi democratica, anche perché in questo modo, come si può intuire, si controlla anche il voto, perché nel momento in cui si danno denaro e posti di lavoro si rafforza la logica di appartenenza che purtroppo è tutta meridionale ed anche siciliana, si blocca il lavoro. Io invece qua voglio attuare una rivoluzione sui diritti, sulla giustizia, cioè nel senso che il denaro pubblico deve essere un'occasione di effettivo sviluppo economico, di sviluppo economico compatibile con l'ambiente, che dia lavoro fuori da queste logiche ma per il merito e che quindi possa rimettere in moto la democrazia ed, come dire, eliminare quella che io chiamo la sudamericanizzazione dell'Italia meridionale, cioè nel senso che queste risorse pubbliche hanno sperequato ancora di più i rapporti di forza tra la popolazione, una piccola parte sempre più ricca e due terzi sempre più poveri o comunque non hanno proprio beneficiato di questo sviluppo economico. Ecco, per finire, nel caso in cui non dovesse essere eletto, cosa farà? Magistris. Io, vero che sono scaramantico e sono napoletano, ma non la voglio proprio prendere. Allora, prima non la voglio proprio prendere in considerazione, ma qualora malauguratamente gli italiani dovessero essere ancora cloroformizzati, narcotizzati e sottoposti a terapia di bromuro,
Io mi impegnerò comunque per contribuire, come ho detto prima, a formare la classe dirigente e quindi a far crescere sul piano democratico questo paese. All'interno dell'Italia dei Valori? Io sono indipendente, però il progetto nasce là, non dimentichiamoci che l'Italia dei Valori ha fatto una cosa coraggiosa ed anche per certi versi completamente nuova, cioè quella di aprire le liste non solo a me ma a altri esponenti della società civile che hanno una loro storia, una loro professionalità, oltre che idee, hanno da raccontare delle storie. Quindi il progetto continuerà come una squadra, indipendentemente da chi viene eletto, perché oggi ovviamente saranno eletti solamente alcuni, quindi gli altri non è che vanno a riposo, ma si contribuirà tutti insieme a formare una nuova classe dirigente. Perfetto, grazie. Lei apre oggi la sua campagna elettorale a Barcellona, che è salita alla cronaca a causa del caso Canali. Cosa ne pensa a riguardo? Ma io penso che questa è una zona dove bisogna indagare molto sulla criminalità dei colletti bianchi, una zona dove storicamente i poteri occulti hanno avuto un ruolo importante e credo che la magistratura debba svolgere un ruolo importante, debba agire con trasparenza e non occuparsi solo di criminalità comune ma anche di questo tipo di affari. Lo insegnano vicende di Barcellona, vicende di Messina, insomma una zona dove purtroppo ci sono pagine oscure all'interno della magistratura. Qual è la sua opinione in merito alla proposta del ministro Alfano che prevede di svincolare la polizia giudiziaria dal controllo delle indagini da parte del pubblico ministero, almeno in una fase iniziale? No, qua c'è una proposta che è molto pericolosa del governo, cioè che vuole togliere una norma fondamentale che volle Giovanni Falcone, cioè che il pubblico ministero può prendere di sua iniziativa le notizie di reato. Invece adesso si vuole dire che solo se le notizie di reato provengono dalla polizia giudiziaria. Perché questo è pericoloso? Non perché la polizia giudiziaria non abbia capacità e professionalità, ma perché solo la magistratura è indipendente e autonoma come lo prevede la Carta Costituzionale. Quindi questo è un passaggio importante, la stessa polizia giudiziaria nelle indagini più delicate è garantita dalla direzione della magistratura e dall'indipendenza e l'autonomia della magistratura. E poi la storia giudiziaria d'Italia che insegna che le inchieste più delicate, le inchieste sui rapporti deviati tra massoneria, politica, economia e istituzioni nascono sempre da intuizioni di singoli magistrati o di pool di magistrati. Quindi è una proposta molto grave perché attraverso una legge ordinaria in realtà si vuole intaccare la Costituzione sotto un duplice aspetto, sia l'indipendenza della magistratura e quindi l'articolo 3 della Costituzione che vuole che la legge sia uguale per tutti. Con le sue indagini ha smascherato un sistema di corruzione trasversale ai partiti in Calabria. Lei pensa che l'Italia dei Valori, acquistando sempre più consensi, possa cadere nello stesso errore? Ma innanzitutto bisogna vigilare, però credo la più grande garanzia sia la candidatura come quella mia. Lo dico con umiltà, però lo dice la mia storia, cioè quando si mette un magistrato come me a guidare un progetto di questo tipo insieme ad altri, a contribuire a formare una nuova classe dirigente, un segnale coraggioso e chiaro, cioè la rottura con un sistema castale, quindi con un certo tipo e modo di fare politica noi non avremo mai nulla a che vedere. Quindi se all'interno di Italia dei Valori qualcuno si vuole avvicinare, anche solo culturalmente, avendo una mentalità di quel tipo, sa bene che sarà, almeno per quanto mi riguarda, assolutamente incompatibile con un percorso professionale come il mio. L'ultima domanda, l'inchiesta Why Not l'hai seguita, ha puntato i riflettori sul mondo politico facendolo tremare, tra i vari nomi spiccava anche quello dell'onorevole Mastella, adesso c'è la possibilità di diventare colleghi? Ma io spero di essere eletto io, Mastella non è tanto un problema per me, è un problema secondo me per gli elettori del Popolo delle Libertà che credo abbiano qualche problema a votare Mastella. Grazie.